Giorgio Sereni. Facciamo un applauso. Io ricordo, allora io dico la verità, tanti giocatori ero amico perché papà lavorava alle poste e quindi tifoso com'era andavamo dall'avvocato Ceravolo, da Monticolo, tutti gli portavamo la posta, mio padre, quindi conoscevo. Mi ricordo che a Catanzaro era ben visto, però era un bravo allenatore, una persona seria e una persona dignitosa, dove ha portato il Catanzaro, qua abbiamo Don Mario Guarnieri che ieri era sulla foto sul sito accanto al presidente. Un attimo che io prima di cominciare devo leggere una lettera dell'avvocato Gimigliano. Questo era un grande tifoso del Catanzaro, era una persona come Simmaco, come Ferragina, come Maruca, come Vandaferro, amava il Catanzaro e la sua morte, come la morte di tanti personaggi, ha lasciato un vuoto nella tifoseria. Tante lettere, tanti articoli, lui scrisse una volta una lettera a Ceravolo che oggi mi sembra di attualità, che io voglio leggere a voi presenti. La città pigra si sveglia d'incanto domenica mattina, ho il rimpianto per una festa che non si ripete più. Lunghe colonne colorate salgono lassù, verso lo stadio, grande spirale giallorossa in nome di vittoria e di riscossa. Intanto rimani nel ricordo tu, padrone del mondo povero del pallone, solitario cavaliere della segreta valle misteriosa di quel gioco, asceta sorridente, intraprendente e malizioso. Onore a te, Nicola, forte ardimentoso, guida sicura nel sogno, negli agoni, con la realtà. Mio capitano nel mondo delle illusioni, giovane dolce di tanti anni fa. Nino Gimigliano. Questo era un tifoso che... Allora io adesso faccio vedere, vi dico la verità, avevo tanto materiale a casa e dovevo pur darlo alla città di Catanzaro. Tante foto, però ho detto io ho creato un libro. Non l'ho fatto cartaceo perché avevo una spesa. Ovviamente è un periodo critico, andare a chiedere soldi di sponsor, ci sono commenti a questi, in questa città, vi dico la verità, pure io faccio le parole, si vive di parole, di pettegolezzi, chi contro è quello. Noi dobbiamo partire da una cosa, noi il calcio è la materia prima, però la prima cosa dobbiamo fare è questa città. Io vado a lavorare a Lamezia, vado a Vibo, vado a Crotone e la prima cosa sono orgoglioso di essere catanzarese, anche vivendo male. E vanto la mia realtà, perché altrimenti qua non ne usciamo più. Ovviamente i problemi del Catanzaro, di questo buio, io ho paragonato questo buio scritto sul sito, è come l'Oceano Atlantico. Quel nero di seppia, un nero brutto, un colore che questa città invece che è stata sempre colorata da tante cose belle, ecco. E adesso incomincio a farvi vedere il filmato. Poi mi sospendo e poi facciamo i commenti. Qualcuno che vuole porre qualche domanda? C'è il presidente, poi che Vandaferro voleva commentare su Benito Castagna, mi pare. Anche le foto che ci sono, ecco. Sì, un attimo, chiudete la luce, sì. È emozionante comunque, ma è molto bello. Per il quale io sono qui questa sera perché in Gianfranco ho sempre conosciuto quel modo di fare tifo, calcio, di sostenere con passione, con dedizione, attaccamento e appartenenza ai colori non solo della squadra che coincidono certamente con quelli della città e oso dire anche con quelli della provincia. Io credo che questo filmato fatto anche in modo, devo dire, minuzioso, perché poi col suo commento diventa sempre, io ho avuto la fortuna stasera poi di capitare seduta vicino a qualcuno che mi ha commentato passo passo alcuni episodi che auspichiamo possa veramente, sentivo un giornalista che deve essere in sala, De Luca, che dovremmo partorire un libro e noi ovviamente lo vorremmo questo libro. E ringraziare Gianfranco perché devo dire in un momento molto particolare, stasera parliamo della storia,
50 anni dei Giallorossi, un momento sicuramente dove c'è una grande disaffezione, dove i problemi sono tanti, dove questa storia ci deve servire per comprendere uno spaccato di un'epoca fatta di uomini, di testimonianze, ma anche di un modo, ma anche un modo di vivere che credo deve appartenere a tutti. Sicuramente oggi il calcio lo si fa in modo diverso, con maggiori risorse, con maggiori sacrifici, però forse sono cambiati anche gli uomini, nella qualità, nella sostanza, nell'approcciarsi a quello che dovrebbe essere un mondo più sportivo che di business. Io questo lo dico con grande fermezza, con grande sincerità. E vedo ovviamente tante persone, saluto il presidente della circoscrizione che non avevo dimenticato, io per me sei il presidente perché si riconosce i presidenti dall'operato, non soltanto dalla, e questo lo dico in modo che arrivi forte e chiaro. Io cosa auguro a me stessa? Auguro che questa parte di città che ha visto tanti uomini impegnarsi, e non a caso stasera c'è la presenza di una persona che non vive ormai nella nostra città da tanti anni, ma che continua ad amarla e che per il cognome che porta, un cognome, devo dire, un testimone adesso, pesante, adesso figlio, un filmato di una trasmissione televisiva. Il figlio di Bebè Castagna, come tutti lo chiamavano, conosciuto per quelle poesie in dialetto, in vernacolo, al quale forse la città, ma io auspico anche la provincia, qualora lei dovesse essere d'accordo, dovrebbe tributare un ricordo, anche se è presente nelle menti di tutti. Tu dicevi che molti non sono più qua, non sono tra di noi, però per chi è credente, San Tommaso diceva, solo coloro che ci hanno lasciato sono degli invisibili e non degli assenti, a partire da Ceravolo, da quella classe dirigente, dai tanti calciatori. Quello che è stato non sarà più. Dobbiamo pensare quello che è stato non sarà più, però noi portiamo dietro, e noi vogliamo avere la fede che c'era una volta, noi vogliamo avere una squadra dignitosa, seria, noi vogliamo una società dove noi possiamo, ecco, ho letto la lettera dell'avvocato Cimigliano, che è morto pure lui, poveraccio, dove noi possiamo le domeniche andare a questo benedetto stadio, perché io le domeniche mi ritrovo con la mare in gola a vedere queste foto, questa storia, questa storia che non morirà mai, secondo me, come tanti tifosi, rimanere a casa oppure a vedere gente che va allo stadio. Io non, adesso in questo momento non voglio dire che le colpe sono tanti, i danni, però adesso io questo chiedo al Presidente come regalo, come tifoso del Catanzaro e come istituzione pure, che si possa arrivare a portare gente come era l'avvocato Ceravolo. Io mi ricordo che mio padre lavorava alle poste, io sono queste storie, andavamo e portavamo la lettera, l'avvocato diceva, che dice un bar? E si deve vivere in quel clima idilliaco che porta le persone a fare tante cose. Invece quando c'è quel clima senza un bar, a me, io, tanta gente, no, io sono orgoglioso, non ti vergogni, ancora veramente, io mi vergognerò quando andrò a rubare, ma finché porterò il vessillo, io c'ho il cuore di Catanzaro, lo porterò fino a oltre la morte. Poi quando me lo strapperà la morte, mi dirà tu non dovrei più ti fare del Catanzaro, allora io sarò, mi metterò da parte. Io non mi che Gianfranco ha testimoniato questa sera che comunque quando c'è la malattia, io lo chiamo il verme del calcio, lo si tramanda di generazione in generazione. Abbiamo visto le foto del papà, foto bellissime. C'è Gianfranco, ma poi c'è la generazione successiva perché sono presenti, allora, figli e nipoti. Siccome io ho dato la sciarpa a tante persone, la portai pure a Pizzul, venne alla motorizzazione a Milano, Molino Torino, mi fa sì, ma con l'accetto che lei mi sta simpatico, non lei. Io quando vedo il calcio vedo Palanca e le domando, trema? No, trema il Ponte Morandi, ecco il mio. No, è vero, perché qua c'è vento, però quando tirava Palanca... Io ho raccontato quella sera con Marco Civoli, quando Palanca colpì un ragazzo un giovedì, andammo all'ospedale civile e ha detto, no, ma scusate, ma chi è festa? Tutta la gente che veniva. Allora io mi onoro stasera di dare la sciarpa pure al Presidente. È una maglia dove c'è una scritta, dove ci sono tanti ricordi, tanta gente che per queste scritte è morta per il Catanzaro. La faccio vedere e la do al Presidente.